È la domanda. Se sia più degno soffrire nella mente fiondate frecce della labile fortuna o prendere le armi contro un mare di guai e resistendo farsene travolgere, morire, dormire. È tutto. E con quel sonno smette il crepacuore. I mille assalti che per natura toccano a ogni carne. Annientamento in cui sperar con fede, morire, dormire. Dormire. Sognare. Magari. E qui è l'ostacolo. Perché l'idea di sogni che ci colgano in quel sonno di morte, sbarazzati che siamo da ogni groppo mortale, ci ferma. E questo prolunga in noi e vita e angoscia. Ma chi reggerebbe frustate scherno di quest'epoca? Torti degli oppressori, insulti dei superbi, fitte d'amor sprezzato, lungaggini dei giudici, insolenza dei burocrati e il sarcasmo che il merito paziente ottiene dagli indegni, se da soli si potesse chiudere quel conto inquiete, basta un pugnale? Chi, con grugniti sudore, sopporterebbe il peso di una vita stanca? Non fosse la paura di qualcosa dopo la morte, paese mai scoperto, da cui nessun viaggiatore mai ritorna, e così la volontà si smaga e pare meglio sopportare i mali che già abbiamo, piuttosto che fuggire verso altri ignoti. È la coscienza che ci fa vigliacchi. Tutti. E il color rosso della decisione illividisse alla pallida ombra del pensiero e in grandi imprese di gran forza e scopo si perde ogni corrente fuorviata perdendo dell'azione il nome stesso. Ma zitti, la bella Ofelia, ninfa, nelle tue orazioni perdona i miei peccati. Mio principe, com'è stato vostra grazia in questi giorni? Ti ringrazio umilmente, bene assai. Signora, ho dei ricordi che da tempo desidero rendervi, vi prego, accettateli ora. No, no, non miei, io non ti ho dato nulla. Ma vostra grazia sa bene che sì. E impreziositi d'un alito dolcissimo di parole. Perso quel profumo, riprendeteli. I ricchi doni non hanno più valore se ingrato si dimostra il donatore. Ecco, principe. Sei onesta? Signore? Sei bella. Che vuol dire vostra signoria? Che se sei onesta e bella, la tua onestà non dovrebbe patteggiare con la tua bellezza. E come meglio si può accoppiare la bellezza se non con l'onestà? E appunto. Il potere della bellezza trasformerà l'onestà in una ruffiana, molto prima di quanto il potere dell'onestà possa plasmare la bellezza a sua immagine. Una volta questo era un paradosso, ma coi tempi che corrono è ormai normale. Io ti ho amato un tempo. Così mi hai fatto credere, principe.